un attimo. Sono qua con una suora e mentre faccio la mia passeggiata quotidiana in questo parco stupendo, che è silenzioso e ombroso, vedete, e la incontro, è già la seconda volta o la terza che la incontro, e le chiedo come fa lei a essere così com'è? Mi spiega? Semplicemente vivere la vocazione missionaria in pienezza, che vuol dire affrontare anche le difficoltà che tutte le persone devono affrontare e noi per vocazione magari qualche cosa di diverso, diciamo, non in più, ma di Ma diverso. quello che mi ha detto Di prima che mi è diverso, piaciuto è che è della missione, mi parli. il vivere la difficoltà della missione che comporta tante volte essere in guerra. Essere in guerra perché per 20 anni, ad esempio, io che sono stata in Uganda, abbiamo avuto la guerra in Uganda per 20 anni, Aiuto. con sì, delle atrocità come tutti sappiamo che succedono nella guerra. Ecco, quindi vedere un popolo che viene distrutto, che poi fa fatica a riprendersi, cioè ecco, condividere, cioè la nostra vita missionaria vuol dire condividere con il popolo le gioie e i dolori, così come nel matrimonio accade che E mi ha ci detto si che sta questo l'ha resa insieme, ma sicuramente dà forza, temprata, le ha sì, ci si temprata. tempra, perché, ma come tutti, cioè non è niente di straordinario, cioè ma anche la vita matrimoniale, io sono sicura, cioè l'ho visto con i miei fratelli, ha le sue belle difficoltà, tante gioie, e per noi è la stessa cosa, tante gioie perché abbiamo delle soddisfazioni enormi nel condividere con le persone con le quali viviamo la gioia della fede, ma la gioia del voler bene, Bello. la gioia del E voler bene alle praticamente questa persone. idea qua è l'idea che, come si può dire, la vedo qua, mi ha detto 81 anni, Sì. che ci sente bene, vede bene. Sì, questa è pura grazia di Dio, questa è pura grazia di E si Dio. vede, ci sente bene, cammina bene e io voglio arrivare alla sua età così, no? Allora gli ho chiesto questa cosa qui. È un Allora, DNA anche, DNA. DNA dei Allora, là vediamo una genitori, Madonnina che è stupenda, eccola là un DNA che dei genitori, un è. DNA anche sicuramente della vocazione, Ah, della e praticamente la vocazione. cosa bella è che voglio finire la mia vita come lei, ossia in saggezza e in Ma io salute. penso che proprio questo lo si possa ottenere vivendo in pienezza ogni giornata, Però mi vivere in racconta la sua pienezza. giornata dalla mattina. Si alza la mattina a che ora? Mi alzo al mattino alle 6, Bello. sì, Cioè, poi mattiniera. iniziamo la preghiera alle 7 Bello. e poi alle 8 cominciamo a vedere, si lavano i piatti, eccetera, oltre alla colazione, e poi alle 8 cominciamo il lavoro, cioè i vari lavori di casa, perché adesso insomma qui siamo in una casa di sorelle anziane ammalate Beh, lei non e sembra per cui molto no, io ammalata, sto molto in dando una salute, mano, bravo, sono qui. grazie. E sono, no, ma relativamente, non proprio come servizio impegnativo, perché abbiamo una cooperativa che ci aiuta per le sorelle ammalate, quindi una cosa, servizi che facevamo noi una volta e che ora non riusciamo più a fare perché cioè, la congregazione è diventata più anziana rispetto ad anni fa, quando sono arrivata io. E Però quindi la cosa insieme. bella è che allora mi dice tutta questa E poi i ordinarietà. tempi di preghiera Ecco, bravo. che sono scanditi al mattino, mezzogiorno, sera, abbiamo la messa, abbiamo orari per l'ufficio, il breviario, e abbiamo il rosario, abbiamo tanti momenti in comune, abbiamo momenti in comune di condivisione, di conferenze, di Ma la cosa ascolto, bella è che di praticamente, ecco, praticamente letture. questo suo vivere alla maniera, tanti dicono che la preghiera è uguale alla meditazione, me lo Beh, conferma? Ecco, la meditazione è una forma di preghiera. brava, È una ecco. forma di Allora, preghiera. voi meditate tanto, pregate tanto e. Beh, la meditazione vuol dire proprio avere il coraggio di mettersi in comunione con il Signore Ho e avere il capito. coraggio di Ho ascoltarlo, capito, bello. che è un cammino Ho comunque, un capito, cammino che va bello. fatto. Grazie mille, la E ringrazio. niente, Salve. e Buongiorno. niente. Beh, bellissima questa pianta che l'abbiamo ritratta al posto della suora che non voleva essere ritratta. Grazie mille, buongiorno. Buongiorno, Scusa solo il nome. Rita. Piacere Giordano. E Rita è anche Piacere. mia sorella, Santa Benissimo. Rita, Santa Rita della Cassia, da che Cassia. lei è là. È là. E io sono in cammino, vediamo quando è che ci si arriva Grazie a Rita. quel aspetto della santità che è ancora abbastanza lontano. Grazie Santa Rita. Ciao. Grazie. Grazie.